c'è Nicky che lotta contro l'orso. Nicky sta lottando contro l'orso, non entra più. La commessa, ciao, ciao. Guarda questo qua, bruttissimo. Pericolo. Sotto c'è il piano Harry Potter, ma... Ciao ragazzi! Terza tappa del nostro weekend a Londra. La precedente la vedete qui. E oggi ragazzi, tappa da sogno. Siamo andati, o meglio andiamo da... Hamleys! Il negozio più grande di giocattoli che c'è a Londra, è uno dei più grandi al mondo. Ragazzi venite che entriamo! Hamleys, arriviamo! Sta lanciando il frisbee in negozio. Il bello di questo negozio sono le aree dimostrative. Ovvero... Avete visto? Io è ritornato! Great! E lo fai in mezzo... Incredible! Bye bye! Benvenuti all'autobus dei peluche! Morbidosi, me ne piacciono qua! È un Madagascar con delle macchie bianche. Praticamente una ariete nano come Trilli. Ragazzi, mi piacciono già 10 peluche. A me piacciono quelli e quelli. Questi morbidi ti piacciono, Matti? Sono pucciosissimi, guardate, civettina. Cagnolini, leoncini. Cosa hai trovato? Il narvalo è pucciosissimo. Purtroppo abbiamo un problema, abbiamo delle valigie molto piccole, quindi dobbiamo prendere dei giochi molto... Guarda questa macchina, occhio. Opa. Bello. Questo ci sta in aereo secondo voi? Non ci no. sta. Ok, niente. Non siamo riusciti a fotografare bene il cambio della guardia. Bellissimo. Ma ragazzi, qua possiamo fare la foto con la guardia orso, l'orso guardia. Il cambio dell'orso. Il cambio dell'orso. Eccolo qua, è gigante. Dovete scambiarvi di posto, fate il cambio della guardia. Uno di qua. Senza scontrare. Ah, si sono scontrati. Fatta, la mia missione era trovare un'altra Minù. Hai trovato un'altra Minù per Mate? Attenzione che casca tutto. Lo stand dei peluche Disney. Eccola, questa Luca ci manca. È la più bella. Qualcuno ha detto occhioni? Occhioni dolci? Occhioni tanti. Trilli. Hai trovato Trilli? Trilli a sirena. Trilli a sirena. Incredibile, proprio lei. Guarda questo qua. Questo fammi vedere, Matti, perché è bellissimo. Oh, guarda il cane. Sono pazzerelli. Non l'avevo mai visto questo. È cane pirata, no? È vero, Alfred. L'avete visto negli episodi di Nicolò Pirata. Pericolo. Alle nostre spalle, là in fondo, c'è la fabbrica dei dolci di Hansel e Gretel. È già andata. È partita. Che fai? Ti prepari? Si prepara per leccare le caramelle. Ma c'è il Lego speciale. Lego dedicato ai bus di Londra. Guarda, c'è anche il cambio della guardia. Benvenuti da Hansel e Gretel, dove sarebbe bello poter assaggiare anche proprio la colonna. Ma non credo sia fattibile. Facciamo che ci... Hai visto? Pensiamo più tardi, va? Sì, dai, prima finiamo il giro dei giochi. Comunque la colonna... tardissimo oggi. La colonna di zuccherini è impressionante. Comunque, sotto c'è il piano Harry Potter, ma ce lo terremo per la fine, il gran finale. Ma come fai a resistere? Harry Potter da Hamleys. Scale mobili. Scale mobili, ragazzi, salite con noi, perché questo era solo il piano dei peluche. Impossibile suonare. Happy birthday to you. Happy birthday to Matilde. C'è un computer tutto rosa. Un computer. Cosa, Ale? Ho trovato tutta l'area Playmobil. Credo che sia più grande di quella che c'era al parco Playmobil. Sì, assolutamente. Dove siamo stati tutti assieme. Area sconti, niente male. Area di prova. Il bello di questo negozio, come dicevamo, è che si possono provare i giochi. Quindi avete i set a disposizione per andare a testarli, a giocare, personaggi per fare selfie e fotografie e andare in giro attraverso i vari mondi Playmobil. Lui, versione grande ma anche versione piccola, lui potete dargli anche la mano, lo trovate solo qui, alzategli le ascelle, forza signori, e uno... Puzzano. Ma come puzzano? Bruttissimo. Tutti, bruttissimo, tutti possono fare anche il cambio della guardia, anche cos'è? Peppa Pig. Cambio della guardia. Bellissimo. Alla rana, il calamaro. Non ho mai visto il delfino. Oh, vai, ma questi sono giochi da bagno 3.0, 4.0. Guarda, Nicky si sta per tuffare dentro, guardatelo. No, ma la rana è fortissima. La rana, sì. Ma no, anche il fenicottero, avete visto? Sì, ma sono tutti pucciosi. Bello. Ma c'è anche la rana in kayak. Beh, la rana per me vince su tutto, eh. A parte che ovviamente, il delfino è un pazzo, guarda il delfino. Abbiamo finito questo piano e ce n'è un altro. Oh, e non solo, eh.
Chi ha detto che i giochi per i piccolini non siano geniali? Guardate questi ragazzi, praticamente sono degli ingranaggi magnetici. Vai, e poi li fate muovere veramente. Immagina sul forno, ma Ale. Ma dove è sul forno? Sul frigorifero enorme, se ce l'avete ragazzi, noi no però. Bellissimo. C'è Niki che lotta contro. Niki sta lottando contro un orso, non entra più, non entra più. Devi restare con lui seduto e dargli la manina. Ce l'avete fatta? No! Ma tu che sei una destratrice? Una destratrice di orsi. È andato? Metti in orizzontale. Ecco, bella idea, Anna. Aspetta, così. Adesso però scappiamo ragazzi, stiamo dando un po' nell'occhio. Via, 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 via. Qui tutti i ragazzi possono sognare, guardate un po'. Adesso mi giro con nonchalance ragazzi, non lo inquadro, ma guardate il signore seduto sul trono, cioè tutti possono giocare. Qui stiamo entrando nella zona Barbie. Il regno Barbie, questo è l'anno del film di Barbie. Ragazzi, guardate la macchina di Barbie Extra, se la vede Polpetta che sale in quella rosa, questa gli imparrà. Impazzisce. Comunque ragazzi, giocare stanca e infatti sono finiti sotto la foresta di, lo dice Niki, Deinol Tuldri. Allora, i piani sopra terra sono effettivamente 5, più il piano terra e il piano interrato sono 7 piani. Classico delle nostre visite ai negozi di giochi, e queste dei Power Rangers sono particolarmente grandi. Nicolò sta accendendo tutti i piani di Avatar, tutte le ambientazioni di Avatar, la via dell'acqua sono state accese. Qualcuno mi sta colpendo alle spalle. Papà, ti piace la mia auto? Niente male, la vedo blu, scattante, arancione e soprattutto stracolma di giochi. Qua c'è il mitico garage col T-Rex che avete visto sul GBR, e sul retro non possono mancare altri no, ma non sono Hot Wheels questi. Transformer Mati! Guardate i papà, sono presissimi e li capisco perché queste macchine sono pazze. Girano su se stesse, alcune si smontano sul davanti e soprattutto ci si può giocare a scontrarsi e a salire sulle rampe. Non poteva mancare anche il cambio della guardia Lego, ovviamente. Allontanate Alec allo zaino Harry Potter dal Lego Harry Potter, via, via, via da qui. C'è l'immancabile vasca duplo per giocare dove i bambini si riposano, ma non potete riposarvi. C'è la regina che aspetta per un inchino. Forza ragazzi, tutti dalla regina. Prego, ci sono anche, c'è anche il suo mitico Corgi, guardate. Il Corgi reale. Nicolò, non puoi accarezzarlo, il cane della regina. Come non devi chiedere? No, si tocca la regina. Matilde. Anche la bandiera è mattoncinata. È fatta è di mattoncini. Cosa succede, Nicky? Pericolo. Paura. I nuovi set di Super Mario. Non ti piace. Anche il Conctor è una novità. E anche la scatola della creatività è un'altra novità Lego Mario di questa stagione. Anche qua. Sì, anche la lava ride. E anche lì ci sono i gioielli della corona. Beh, però la mongolfiera di Peach è bellissima. La mongolfiera di Peach. Oh sì, Mati, è pucciosissima. Guardate, è magia. 1, 2, 3, luce. I gioielli della corona. Se volete vederli dal vivo, li trovate alla Tower of London. Se volete vederli Lego, li trovate qui. C'è gratta Stinky. Oddio, mi sta grattando gli Stinky, ragazzi. Poi c'è Harry in versione Lego, immancabile. Con tanto di photobombing. No, 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 cosa sto vedendo? No, Expelliarmus, via le beppe dal naso, via! Ma tu sai cosa c'è in questa pozione, Mate? Mai bere le pozioni se non le conosci. Dici polisucco? Quel verdastro non mi piace. No, la mappa del malandrino. Bellissima, questa è professionale, mappa del lavandino. Sono fuso. Sarà ragazzi. Sarà contenta Mirtilla che ci abita nel lavandino e negli scarichi. Dopo 5 piani, credeteci, non si capisce più niente. Ah,
le bacchette, come nel le bacchette, sì, come nel parco di Harry Potter, a cui siamo stati ad Orlando. Lo trovate sul nostro canale YouTube, GBR. Non avete mai visto il peluche della cioccorana? Il peluche della cioccorana? Confezioni. Veramente? Cioè c'è la cioccolata dentro? Ah! La scatola con... Che forte! La mandragola, se voi la fate uscire, lei urla e vibra. Davide, ho una sorpresa per te, ma non mi hai detto niente, ci sei cosa tu? Cosa devo dirti? Come ci sono io? C'è Davidente! Davidente, preside sempre presente! E anche un po'. Anche un po', no vabbè, quello non si può nominare proprio. È gigantissimo, allora, questa è Mati e questo è Hagrid. Aspetta che non mi state nella camera. Ci sono i maglioni della signora Weasley? A vedere. Magliette Harry Potter. Gadget Harry Potter e... Ron. Vediamo. Eccoli qua. Sia quello di Ron che quello di Harry. Bellissimi. Uscire o pagare? Pagare. Per Nicolò abbiamo il cubo di Rubik Perplexus, versione 3x3, che da noi non si trova ed è pazzesca, sì. Difficilissima. Per il papà, il crinetto del bus. Obbligatorio. Che costruirò io. La commessa. Ciao. E per Matilde, dov'è Minù? L'ho vista? Aspetta, c'è ancora una cosa. Ah, ok. Non ci può essere autobus senza guardia. Giusto, il cambio della guardia. Fammi rivedere Minù. Bella, cucciosa. Ragazzi, se venite a Londra, andare da Hamleys è obbliga. Cos'è tutta quella felicità, Mati? Cos'è? Chi lo sa? Cosa devi fare, ragazzi? E se questo video vi è... Dobbiamo passare ancora da Hansel e Gretel. Prima di mettere un pollicione, andiamo. Ragazzi, questi gelati sono splendidi e spero anche buoni. E previ, sono buoni? Ma sono meravigliosi, croccantini, salsa, caramelle, compresi conetto, di tutto. Insomma, compreso. Adesso, mentre noi ce li mangiamo, io ragazzi, vado a pagare, ho capito. Giusto. Questo negozio di giochi vi è piaciuto? Bellissimo con tutti questi piani, vero Mati? E a voi ragazzi, se questo video è piaciuto, mettete un pollicione! E non lasciate sciogliere il vostro gelato, ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video! Ciao!